questo pianeta dove eravamo, no, tra il conflitto tra Israele e Palestina, ma quello che sta succedendo qui sulla Terra è quello che sta succedendo nel cielo. Io sono una stronza e sono qui per raccontarvi un po' quello che succede nel cielo. Mi occupo a un sito di astrologia in cui faccio gli oroscopi e spiego un po' quello che succede. Ci sono degli avvenimenti importanti che stanno accadendo proprio adesso in questo cielo. C'è Giove, il 16, che si è spostato ed è entrato in Mortimer e quindi si è espanso, si è entrato nel segno del leone. E in questi giorni, proprio domani, Marte dalla bilancia si sposta in Scorpione. Per voi non vuol dire proprio niente. In realtà in questo cielo questo vuol dire che ci sono due pianeti in conflitto che prima erano in conflitto e adesso saranno di nuovo in conflitto. Tutto questo influisce anche su di voi. E quindi ci sarà chi gli dice bene e chi gli dice male. Ovviamente al leone questa volta gli dirà bene, quindi cominceremo subito per parlare del segno del leone, perché il Giove è un pianeta che prende le sembianze del segno in cui va, quindi prenderà tutte le caratteristiche eccezionali di quelli del segno del leone, tra cui del segno del leone, oltre ai Mortimer, abbiamo anche la nostra presidente, che sono persone meravigliose, estrose, gioviali, fantastiche, accoglienti, meravigliose, però anche, hanno anche i loro lati negativi, ok? Quindi a volte quando saranno un po' esagerati, parlano un po' troppo alta voce, vogliono troppo la scena, però insomma sono sempre cordiali e carini e quindi comunque noi li vogliamo sempre tanto bene. Giove in questo pianeta ci sta, in questo segno ci sta benissimo, ok? Quindi dal cancro dove era bloccato e quindi noi vivevamo una situazione molto emotiva, molto lacrimosa, oggi l'avete visto, la luna oggi era anche in cancro e domani sarà il leone, e i pianeti in cancro fanno venire le emozioni, le lacrime, tutti che si vogliono bene, che c'è bisogno di affetto. Invece il leone è più esterno, vuole farsi vedere, vuole gli applausi, vuole che tutti lo guardano, vuole un riconoscimento. E queste cose qui succederanno per l'anno successivo. Quindi io comincerei subito ad affrontare appunto il leone, gli succederanno cose meravigliose. Viene da un momento molto difficile perché ha Saturno che comunque gli mette i bastoni fra le ruote da tanto tempo, quindi viene da una situazione faticosa, difficile, dove non ha potuto brillare quanto voleva, cioè ce l'ha messe tutte però non prendeva gli applausi quanto gli altri e quindi il leone stava rosicando. Invece da adesso in poi il leone diventerà sempre più grande e sempre più vincente, soprattutto dalla fine di dicembre in poi, che sembra tanto lontano ma in realtà non lo è. Dopo il segno del leone io affronterei, invece che quelli positivi, affronterei quelli negativi, che sono quelli che in assoluto gli interessa di più sapere che cosa succede. Ok? Come segni che lo ricevono negativamente sono il toro. Ma che vuol dire lo riceve negativamente? Che esagera nel proprio essere. Ok? Quindi il toro, che è una persona abbastanza un po' così, no? Che è fissata, che è dura sulle sue posizioni, lo sarà ancora di più. Quindi, accortezza toro, ci saranno delle cose che rallenteranno ancora di più la strada che state facendo. E direte, ammazza, che palle però. Perché il toro già sta combattendo anche con Saturno. Questi due pianeti, Giove e Saturno, sono pianeti molto importanti, sono quelli che ci dicono se l'anno va bene o se va male. In realtà dicono anche dell'anno successivo, però noi ci rifermiamo qua. Non andiamo troppo veloci perché mi hanno chiesto di fare una sveltina e quindi parlo veloce e sarò molto breve. Toro, cercate di essere più malleabili del normale perché ci saranno delle situazioni che vi metteranno un po' in conflitto, quindi non cercate di sfondare le cose ma adattatevi, perché poi piano piano comunque anche voi a dicembre sarete un pochino più liberi, però io vi dico da adesso fino alla fine dell'anno ci sarà un pochino da sudare. Anche se avete giattato è uguale, non avere ragione non serve a niente a questo mondo, penso che ormai l'avete capito tutti quanti, quindi state ancora un altro po' pazienti, visto che siete più pazienti, e andate tranquilli. Poi un altro segno che lo riceve un po' così e che rimane sempre fra i segni fissi è l'acquario, ok? L'acquario è, lo so, mi state pure distanti, io quella parte non la vedo e mi dispiace, che di solito sono più abituata ad avere un rapporto più vicino con le persone. Anche l'acquario ha questa cosa di aver già pensato a quella che è l'evoluzione del suo futuro, ha già in mente tutto quanto, lo pensa da un sacco di tempo e adesso ha trovato
magari la possibilità di farlo, ma nel momento in cui lo farà non sarà come vorrà. Quindi, attenzione, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. In quel mare, qui parliamo di oceano, non è che parliamo, insomma... Allora bisogna un attimino scendere un po' sul pratico e cercare di mollare quell'ideale che l'acquario si è creato dentro, perché una cosa particolare che fa l'acquario, che è molto libertario, è molto aperto, è che comunque rimane in aria e molto spesso si va a scontrare con chi vive in terra, e quindi c'è bisogno un po' di aspettare, di vedere anche che appunto esistono altre realtà oltre quella ideologica che ha in testa, che è perfezionamente, è funzionante, però si scontra con la realtà. Quindi, se non volete prendere delle delusioni, facciamo così, cercate di stare un pochino un po' più con le orecchie aperte, invece di immaginare di ascoltare gli altri e di condividere l'idea invece di crearsele dentro. Ok? Ok. Prego. Poi abbiamo anche lo scorpione. Anche lo scorpione? C'è qualche scorpione qua? Allo scorpione? Wow! Lo scorpione appunto si va a prendere Marte, c'ha contro... Giove, e c'ha dentro anche Saturno. Avere un pianeta come Saturno ospitato è una grande fatica. Se voi conoscete uno scorpione o ce l'avete accanto, capite quanto è pesante il momento attorno, perché comunque Saturno è uno dei pianeti, è proprio il maestro cattivo, è quello zaino pesante pieno di libri, è una cosa che qualsiasi cosa fai è pesante, è faticosa, però costruisce, ok? Quindi è positivo, però pure lo scorpione adesso deve stare un po' più terra, perché ha voglia di fare, ha voglia di dire, ha voglia di spaccare, però non lo può fare. E quando fermate lo scorpione, lo sapete che succede? Un macello. Allora cercate di, per chi lo frequenta, di essere un po' più sensibili verso questa ruzzezza che sicuramente avrà, perché diventeranno molto più aggressivi. No? Nei prossimi giorni ve ne renderete conto. Quindi, scorpione, tante cose sono nate, tante cose stanno continuando, però ecco, cercate adesso di non andare a rovinare tutto quello che avete fatto, perché avete costruito bene, anche se vi è costato, e anche se i risultati, quindi le fatture ancora vi devono pagare, prima o poi ve le pagano. Quindi state tranquilli e non andate a minacciare nessuno se ancora non avete ottenuto quello che volete. Lo otterrete, ma con calma e con la dolcezza. E quindi dopo questo segno, toro, leone, scorpione, acquario, vergine, gemelli, li diremo tutti quanti, ok? Io comincerei invece dal negativo, andiamo di nuovo al positivo, e quindi parlerei dell'ariete. Io ho tanto affetto e tanto per l'ariete, perché pure l'ariete viene da un momento difficoltoso, aveva Giove contrario e aveva anche Marte contrario, quindi vuol dire... Un ariete che sta lì, che vuole fare, che vuole scarpitare, che sta arrivando e che però invece ha trovato miliardi di ostacoli nel proprio cammino. Gli ultimi anni dell'ariete sono stati veramente faticosi e ancora lo saranno, ma per poco. Perché mentre Giove si è messo positivo, Marte lo sta diventando, ci sono ancora Mercurio e Venere che li ostacoleranno. E veramente, secondo me, la guerra più grande che ci può essere è proprio tra uno scorpione e un ariete. Perché sono governati tutti e due da Marte, e l'ariete è quello che comunque rompe qualsiasi trincea e spacca tutto. Quindi se l'ariete è, prova a essere paziente, perché ed è già chiedergli un miracolo comunque, se l'ariete riesce a stare, non lo so che cosa dirgli all'ariete, perché è un carattere che non si può gestire. Se io dico di stare calmo, l'ariete sbrocca. Quindi ariete, comunque, se sbrocchi, peggiori e butta all'aria tutto quello che hai fatto fino adesso. E anche se sembra che non hai fatto niente, hai fatto e come. Quindi raccoglierai, ma raccoglierai dal 1° agosto in poi. Riuscirà l'ariete a non sbroccare prima del 1° agosto? Non ne sono proprio sicura, io ho l'ascendente, quindi proprio... non lo so. Quindi consiglio, ariete, vai tranquillo, perché da 1° agosto in poi fino al 2015... oltre metà di agosto 2015 saranno anni in cui riuscirete a ottenere tutto quello che finora non avete ottenuto, anche se avete veramente graffiato tutto, adesso finalmente riuscirete ad avere quello che vi meritate. Quindi, poi un altro segno che lo riceve bene è il Sagittario,
il Sagittario è quello che bene o male, dove sta il Sagittario? Io. Un esempio di Sagittario è il nostro Alfredo di Begna, e qui abbiamo degli esempi anche in prima via. Sagittario favolosi sono quelli che da subito ricevono gli effetti positivi di Giove, però non è che adesso vi dice benissimo e quindi siete pronti per andare verso un grande successo che sarà ancora più grande quando Saturno entrerà in Sagittario a dicembre del 2014. Saturno quando entra in un segno appunto permette di costruire, quindi il Sagittario sarà ancora più pretenzioso verso gli altri e lascivo verso se stessi. Quindi insomma vorrà divertirsi, vorrà fare, vorrà padroneggiare, fateglielo fare perché il Sagittario costruirà per tutti noi. Quindi quando abbiamo bisogno di chiedere un consiglio sappiamo dove andare. Fatevi vedere. Viva i Sagittari che vivranno veramente 2 anni e mezzo fantastici, che possono permettersi di fare quello che fino adesso hanno cercato di fare e che hanno cercato di smorzargli di fare. Poi abbiamo la Vergine. Dov'era la Vergine qua? Alla Vergine comunque, questo Giove non è che gli dice tanto, non gliene fa fregare di meno. Già ce l'aveva a favore, adesso non ci sarà la fortuna ad accompagnare la Vergine. Ma la Vergine già sa camminare da sola, non è che gli serve Giove. Quindi la Vergine continuerà a fare quello che sta facendo e a seminare? No, un consiglio alla Vergine, no, a seminare, è ora di raccogliere. Ok, quindi basta aspettare che le cose arrivino, è ora di prendersele e non devi aspettare che la fortuna arriva, ma te la vai a prendere, perché la Vergine ha stufato di essere così, no, precisa, puntigliosa, no, basta, ridi e piatta, fatta la pia bene, ecco, questo lo dico pure a me stessa, insomma, quindi insomma Vergine, basta, ecco, e dopo la Vergine che segno volete? Abbiamo detto già... Capricorno, il Capricorno c'ha bisogno. Al Capricorno gli porto una buona notizia. Evviva! Ok? Perché? Ma comunque Giove non gli fa niente a sto Capricorno, non, su questo nuovo transito. Però quello prima al Capricorno gli ha menato proprio di brutto. Perché non è stato soltanto Giove a fargli del male, sono stati anche altri pianeti, tra cui questo Marte, e prima anche poi c'è Ariete, Plutone, insomma. Ci sono tante situazioni che hanno destabilizzato il Capricorno, che gli hanno cambiato un po' tutto e che forse gli hanno tolto un po' di potere su alcune cose e se le sta prendendo dall'altra. Si è impegnato tanto, sta facendo tanto, sembrava che non faceva niente, che gli altri lo bloccassero e quando il Capricorno pure è bloccato diventa abbastanza autoritario, alza la voce o comunque no, io sono sempre fermo su questo punto, è come dico io. Beh, sarà come dite voi, sarà molto più semplice, ma il bello deve venire piano piano. Quindi siete abituati ad andare piano, continuate ad andare piano, ma sicuramente il periodo veramente negativo è finito, che dura almeno da un paio d'anni. E chi è Capricorno lo sa che vuol dire avere la pesantezza dentro, perché poi questi pianeti lavorano dentro di noi, non all'esterno. I problemi sono proprio interiori, no? Un po' come... Cioè, i conflitti sono all'interno. Quindi, tanta buona fortuna al Capricorno che sa, diventerà un po' più simpatico e meno pessimista finalmente, perché insomma era un po' un baratro, no? Era un po' demotivato e quindi siamo tutti contenti, vero? Vediamo un po', poi ce lo diranno. Qui abbiamo dei Capricorni d'oro. Abbiamo detto? Cancro! Grande, li sapete tutti i segni, no? Che sto a fare qua io. Dai! Allora, il Cancro, cominciamo. Il Cancro è il segno che fino adesso ha ospitato Giove. Ed il Cancro viene da una situazione bella, in cui sono successe tante cose. Bella, però c'era sempre un ma, c'era questo Marte che toglieva al Cancro un po' la voglia di fare, la voglia di mettersi in gioco o forse di credere a alcune situazioni. Insomma, il Cancro ultimamente era un po' più malatico, un po' più scarico, aspettava che magari gli venivano cose dall'esterno. Adesso, soprattutto il fatto che Giove si sposta e quindi non gli dà nessun problema, anzi, va a, diciamo, a rendere più stabili quello che ha creato. Il Cancro deve continuare sulla sua strada, la sua strada è molto fortunata, va bene, non deve cambiare, deve continuare ad andare e soprattutto da domani in poi, con questa nuova posizione di Marte, sarà molto più forte, molto più motivato, molto più contento, quindi riuscirà a ritrovare dentro se stesso la spinta per
che gli permette di andare avanti. Prima magari l'andava a cercare da qualcun altro, da chi gli era accanto, però invece adesso sarà di nuovo dentro e quindi aiuterà anche gli altri a essere un pochino più positivi. Poi avevamo detto, facciamo una bilancia, sempre perché la bilancia era quello che comunque prima gli diceva male, adesso gli dice meglio. E quanti ce ne sono ancora? Pochi. E sbrigo ne bastano? perché. No, me lo dai un goccetto? Sì, adesso. Ah, mi stavo a strozzare, scusate, non è vero. E mettono fretta, regà. Grazie. Allora, dove eravamo rimasti alla Che bilancia? ti sei tenuto al bicchiere. Vuoi il bicchiere? Mi dà la bottiglia? No, dai, che ci scambiamo, dai, la riempio, dai, tranquilla. Ok, Sono finisco qua. perché sennò mi vuole cacciare No, via. no, ma ce ne, Vede che mi quanti ne sta cacciando mancano? via. No, non ti sto cacciando Non lo so, via. io perdo il conto, li sanno loro, io non li so. Io me li sto inventando tutte queste cose, voi ci credete? Verificate a stronza.net, potete leggere tutto quanto. Una volta a settimana mi piace insultarvi, perché comunque capite che mi chiama stronza e non è che sono proprio una ragazza delicata. Chi mi conosce intimamente lo sa ancora meglio, soprattutto quando sono in cucina. I pesci, bilancia, abbiamo detto la bilancia viene da un momento un attimino negativo, so stronza, assai soprattutto. Quindi, dai, accorcio, bilancia, esce da un momento molto negativo, molto demotivato e invece fino adesso riuscirà anche la bilancia a ritrovare questa fiducia e questa voglia di fare, di rimettersi in gioco, di costruire. La bilancia ultimamente è dimagrita. Cioè, praticamente aveva le finanze un po' corte e non riusciva a fare quello che voleva fare. E poi la bilancia, quando non riesce a fare quello che vuole fare, diventa un po' isterica, un po' insopportabile. Quindi, però adesso va meglio. Quindi, se avete bilancia accanto, non c'è nessun tipo di problema. Poi c'era il pesci qua che era insistente. Pesci, gemelle, no, No, pesci, tranquilla, gemelle. mi interessano, Pesci. mi interessano. Ti interessa? Lui ha sentito il leone, era il primo, era contento e basta, poi non gliene frega più niente. È normale, sono abituata a queste C'ho la cose. visa. Pesci, pesci, pesci già viene da un transito fortunato di Giove e adesso gli farà di nuovo un baffo. Ma il pesci è abbastanza fortunato da un sacco di tempo, anche se poi cerca di non rendersene conto. In questa riva il pesci può rimorchiare o può stabilizzare o può fare un sacco di cose. Chi è venuto accompagnato dei pesci già mi dispiace, insomma, gli ha detto, ma non è vero. Insomma, la coppia anche è meglio del pesci. Pesci si può innamorare, è innamorato anche della vita, può fare un sacco di belle cose e lui mi sta per menare. Dopodiché c'è gemelli. Oh, gemelli, praticamente questo Giove l'aiuterà e l'aiuterà a costruire. Già 2 anni fa ce l'aveva nel segno, poi ha fatto negativo e adesso è di nuovo in sestile. Gemelli viene da dei momenti molto importanti, molto anche costruttivi e sta già seminando e continuerà a seminare e continuerà a raccogliere. Però poi a dicembre Gemelli dovrà scegliere di continuare una strada sola e non aprirne 100. Quindi mi raccomando, cominciate a pensare dove volete arrivare e poi a un certo punto dovete scegliere, che sarà altamente difficile, ma lo dovrete fare e dovete scegliere per 2 anni e mezzo, ok? Lo so che per voi è impossibile, anche per me. Comunque mi sembra che l'abbiamo finito i segni. Non lo so. Abbiamo finito i segni? L'abbiamo detti tutti? E allora io vi lascio a Mortimer. Astronza.net! Ma certo, ah, guarda, qua tieni anche. No, no, tieni. Freschissima.